ragazzi, l'abbiamo trovato. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video con un giapponese a caso. Attivate i sottotitoli. Bene, allora in questo nuovo video faremo provare al nostro amico giapponese a caso il sushi del supermercato, perché costa veramente tantissimo. Costa 12 euro, con il Nihon da tre, quello di Kaeru. 3 o 4 euro. Ok, questo costerebbe 3-4 euro se lo comprate in Giappone. E sicuramente anche il sushi penso che sarebbe diverso. Però do il beneficio del dubbio e voglio assaggiare. Ho speso 13 euro al Carrefour per comprare questi 3 pezzi di sushi. Quindi adesso non vedo l'ora di assaggiare. Kamitame do? Masu, kono kuroi tokoro o sukoshi kininaru. Nan desu ka? Sesame jamai. Ah ok, tondekitandene. Ragazzi, questo lo trovate su yamasushi.it con pesce crudo, sushi mix. Ragazzi, adesso apriamo il sushi. Ragazzi, che momenti, grande cultura. Sono sicuro che Lilletta ha capito la referenza. Chi è che ha giocato ai vecchi Tomb Raider lo saprà. Ragazzi, ecco come si presenta il sushi italiano del Carrefour, 12 euro. Kore wa nigiri desu. This is some. And this should be ebi. And kore kappa. E poi qui abbiamo due maki. Tutto yoku wakannai. Nani ga haiteru ka yoku wakannai. Tsuna mo haiteru yo ne. Tsuna, kyuri, chicken? Kore chicken da yo ne. Wakannai. Non so, potrebbe essere pollo. E qua abbiamo dei pezzi di... Siccome probabilmente il tonno costa, anche qui ci sono altri 3 pezzi di salmone. Quindi è salmone, 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 ebi, ebi, salmone, 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 zucchina, zucchina, zucchina. E poi due misteriosi macchi che adesso andremo a provare, che non sappiamo che cosa sono. Ok, siamo già presi la salsa di soia. 5 euro. Quindi adesso li proviamo. Ok ragazzi. Ok. Shoyumo, in realtà c'era dentro anche la salsa di soia, ok, però secondo me non basta questa salsa. Cazzo, però 12 euro, potevano darti un po' di salsa in più, eh. Ok ragazzi, non ca... amai ajisurune. Rispetto alla salsa di soia normale la vedo un pochino meno scura, un po' più chiara. Però il wasabi sembra giusto, così a vederlo. Ok, proviamo. Sushi suki? Che co? Sushi. Ho chiesto se gli piace il sushi, ha detto di sì. Il wasabi nanka hende yo ne. Il wasabi sembra una crema. Il wasabi di solito ha una texture un po' diversa. Nika chikau. Wasabi wa ano ma zenzero mitaina, ginger mitaina plant no root o koette suru. Sì, sì, sì. Ma kore wa nanka. In realtà il wasabi, un po' come lo zenzero, è questa specie di radice che va un pochino grattugiata, no? E quindi anche la salsa di solito non ha una consistenza come una crema, mentre qua nel Carrefour c'è la crema. Ma ragazzi, siamo sicuri che il sapore sarà identico. Socca. Già, quale maso oggi mi serve? Wasabi? Assaggiamo il wasabi. Oh. Iniziamo dal salmone. Kanpai! Assaggiamo. Wasabi kake. Beh, mettiamo un po' di wasabi sopra. Assaggiamolo. Itadakimasu. Oh. Oh. Kono gohan wakaru? Weird. Cioè, ma non lo so, il riso... Riso da piccio piccio. Il riso è tipo super acquoso, non so come mai. E soprattutto è tanto riso. The sun was ok? No, fresh janai kero. Non è fresco, quindi chissà che conservanti ci hanno messo sopra. Ok ragazzi, andiamo avanti con l'ebi. Itadakimasu. Tabun gohan nihon no sushi no 2倍くらいある.
Cioè praticamente il riso è il doppio dei sushi che ci mangiano in Giappone. Praticamente il riso è il doppio, mentre l'ebi che c'è sopra è tipo la metà delle porzioni che c'è in un sushi giapponese. Adesso mangiamo anche un maki. Proseguiamo con questo. Tadakimasu. Non è non è buono. Ma quello è un nihon de dasta da musica del bene. Cioè, se un ristorante di sushi desse questo sushi da mangiare ai suoi clienti, in 2 ore chiuderebbe, ha detto il mio amico giapponese. Non mi ha convinto. Non sappiamo neanche se questo è pollo. Assaggiamo adesso questo sushi misterioso, che non so neanche che cos'è. Tadakimasu. Ho messo un sacco di wasabi. Questo non so se è pollo, eh. Questo non riesco a connettere. Non sa di sushi, però è quello migliore. La cosa originale. Sono rimasti gli ultimi 2 pezzi di kappa. Proviamo il kappa. Se si mette un bel po' di wasabi e un bel po' di salsa di soia, il sapore è accettabile. Tadakimasu. Cioè c'è dentro una zucchina praticamente. Kyuri to wa zannen chigau kedo oishii to omimasu. Oishii. Bene, quindi cosa pensi? Italian sushi 12 euro. Rice ga mo chotto chanto shiteba motto oishii to omou shi de atto ippai wasabi to ippai shoyu tsuketara oishikatta. Cioè lui dice che praticamente se il riso fosse un po' più buono e comunque un po' più simile a quello giapponese sarebbe più buono, perché era troppo acquoso e ce n'era anche troppo per pezzo di sushi. E ha detto che comunque se si mette un bel po' di salsa di soia e un bel po' di wasabi il sapore è buono. Però secondo me se ne mangiate troppo bene non vi fa. Demo ma Riccardo lì io con una sassona che ne serve. Dunque ma se cate tu non mori sakana ga fresh janai kara shoyu to ka ippai tsukete kekei ne. Lui dice che siccome il pesce non era molto fresco bisogna mettere un bel po' di salsa di soia per coprire un po' il sapore. A to dakara no nanka sakki no iroiro cheese to ka itte da yatsu wa nanka ironna aji ga atte ano sakana no amma fresh janai bubun cover shite ta kara oishiku sugoi. Ah ok. Ecco perché quel pezzo misterioso che non si sapeva che cos'era, che c'aveva dentro anche dei pezzi di formaggio, sembrava più buono perché copriva il sapore del resto del sushi, quindi copriva il sapore del pesce che non era poi così fresco. Vabbè ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. E ci vediamo al prossimo video. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti. E se volete che facciamo una reazione a altre cose meravigliose, fatecelo sapere. Siamo già pronti per il prossimo video, eh. E ragazzi, siccome il sushi del Carrefour era un po' deludente, abbiamo deciso di preparare la nabe tutta con prodotti italiani. Mettiamo i funghi. Ecco qui. Qui dentro ci sono già delle carote. Inoltre adesso aggiungiamo la carne. Questa è carne di maiale. Questa mettiamo la carne di maiale. Bene. Ecco, il mio consiglio è sempre sfruttate i vostri amici giapponesi. Se vi vengono a trovare fategli cucinare. Mi sembra una cosa buona. Mettiamo anche la neghi. Come si chiama questa? L'erba cipollina? Non lo so. Vabbè, in giapponese questa si chiama neghi. Aggiungiamo la neghi alla nostra nabetta. Che profumino. Aggiungiamo anche l'aglio. Ecco qui, mettete un po' d'aglio. Aggiungete anche dell'acqua. Adesso mettiamo un po' di brodo della Knorr per vedere se viene un bel brodino per la nostra nabe. Aggiungetelo. Eccolo qui, aggiungetene un bel po'. E adesso aggiungiamo anche della salsa di soia che abbiamo comprato in Italia. Questo vasetto costa ben 5 euro. Adesso aggiungiamo degli spinaci. Ecco così, metteteli dentro. E accendiamo il fuoco. Mettete anche il coperchio. Ragazzi, ho messo anche il furikake sul mio riso e adesso sono pronto per mangiare questa nabe suprema. Non sembra niente male, devo dire. Assaggiamola. Itadakimasu. Soup no
Italiano soup, non dico soup. Il mio amico giapponese ha detto che sa di zuppa italiana. Vabbè ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Un mega abbraccione e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.